Quindi bisogna raggiungere i risultati in termini di consenso, non in termini di risoluzione dei problemi. Ecco perché lo sforzo che noi abbiamo in queste settimane, che abbiamo fatto in queste settimane, e quindi non entro nel merito, che tra l'altro è stato sviluppato benissimo da voi prima qui, quindi non voglio entrare nelle questioni prevalentemente tecniche della sanità, tecniche politiche, voi avete affrontate da due versanti evidentemente, in parte in particolare a Gabriella che non ho ascoltato, ma so quello che ha detto in più di un'occasione, ho letto chiaramente gran parte dell'opuscolo, l'abbiamo letto con Raffaele anche nei giorni scorsi, quello che ha fatto Raffaele, dettagliato su tutte le questioni da risolvere, però a me quello che interessava all'inizio, quando ci siamo confrontati, anche in particolare con Raffaele, col gruppo che ha tenuto in mano il programma, era dire noi dobbiamo riuscire non solo a vivere le questioni della sanità sul piano settoriale di segmenti particolari del settore della sanità, dal territorio alla rete ospedaliera, tutte le vicende di cui avete parlato, ma dobbiamo tentare di dare un segnale di cambiamento rispetto a un modello dell'azione politica nella sanità, che per chi fa politica è centrale, nel senso che noi dobbiamo prima far capire dove vogliamo andare e poi dobbiamo dire come ci dobbiamo andare. Questo è stato lo sforzo di questi giorni e devo dire anche in maniera forzandoci tra di noi, con Raffaele lo sa bene, vogliamo tentare di mettere in piedi uno schema nel quale noi ci riconosciamo rispetto alle buone pratiche, alle buone esperienze degli anni precedenti. Il risultato fallimentare di questi 10 anni, la spesa fuori controllo, come è noto oltre 1 miliardo di deficit, non siamo in grado, Mara l'ha ricordato, non siamo in grado di sapere bene quanto è il deficit perché ci sono bilanci non certificati sostanzialmente, prevalentemente del sistema pubblico. Abbiamo un debito pari oltre i 10 miliardi di euro, quindi è una situazione oggettivamente in default dal punto di vista dei conti pubblici. Nello stesso tempo abbiamo un problema di come si è fatta la sanità, quindi non solo di come si è spesa, perché il principio di spendere non è un principio sempre negativo. Ci sono delle comunità anche negli stati federali, guardiamo gli Stati Uniti d'America, che decidono, hanno già deciso prima di Obama di investire nella sanità pubblica, ci sono degli stati federali che l'hanno fatto e si sono assunti la responsabilità di spendere di più sul welfare sanitario, ma nello stesso tempo però hanno raggiunto il risultato. Quindi io spendo di più, alzo anche le tasse, come sapete che lì bisogna alzare immediatamente le tasse ai cittadini, però faccio una politica di welfare, voglio dare un servizio, un welfare di copertura sanitaria maggiore in quello Stato piuttosto che in un altro. Quello che non si è fatto da noi, perché noi che abbiamo speso di più rispetto alla dinamica nazionale e abbiamo offerto il peggior servizio in termini di livelli essenziali delle prestazioni. Ma vogliamo prendere un modello che funziona bene in Italia, quello che sia, quello che sia. Abbiamo un modello veneto che funziona bene, un modello lombardo che funziona bene, questo è il tentativo che abbiamo fatto nella impostazione del nostro programma per dare una certezza a un modello che sia credibile, perché se funziona in Lombardia la sanità, si spende di meno e si fa un livello di, si garantisce un livello di prestazioni migliori al cittadino, al malato, vuol dire che il problema esiste anche di modello di riferimento. Sulla sanità esiste il malato, quel malato lì che ha quel problema lì. E a quel malato là la sanità deve rispondere a lui, non è che deve rispondere a quella tipologia. E questa è la concezione che dobbiamo rivoluzionare, nel senso questa è una vera e propria rivoluzione. Riferirci alla persona, ai bisogni delle persone e distinguere tra le persone quelli che sono più deboli da quelli che sono più forti. Io non sono scandalizzato a pensare che chi ha un reddito di una certa disponibilità deve pagare anche il ticket. Io su questo sono, voglio dire, è impopolare, ma io credo che chi guadagna debba pagare il ticket e lo debba fare responsabilmente, o deve pagare i ticket o quelle cure sanitarie che sono necessarie che paghi. Le fasce di bisogno devono essere tutelate dalla politica, devono essere tutelate da un sistema di welfare che sa distinguere non la gente, non i cittadini, non il paziente in quanto tale, ma quel paziente che ha bisogno rispetto a un paziente che chiaramente può avere un altro tipo di cura sanitaria. Quindi in questo spirito noi affrontiamo la campagna elettorale, mi fa piacere averlo fatto qui e di aver avuto modo, con lo stile che Raffaele e Gabriele hanno messo a servizio di questa nostra battaglia politica, che è fatta sui contenuti. Noi dobbiamo discutere, convincere le persone, diffidare dei parolai, soprattutto in campagna elettorale ce ne sono tanti. Vogliamo sapere come si risponde ai grandi problemi della nostra regione e soprattutto avere fiducia.
perché abbiamo, come ti ho ricordato prima, ma non lo ricordo solo io, è evidente che ci sia la Campania a fondamentali straordinari, a capitale umano straordinario e competenze straordinarie. È una squadra che deve lavorare insieme e vincere la sua battaglia politica. Grazie Stefano, grazie. Onorevole Caldoro, noi siamo certi che con te questa...